Ciao amici, bentornati in un nuovo video o benvenuti se siete nuovi nel canale. Io sono Maui e oggi siamo qui per parlare di Honkai Star Rail, nuovo gioco sempre di produzione della casa Oyoverse, che conosciamo già molto bene per i suoi Honkai Impact, Genshin Impact, che se siete in questo canale immagino conoscerete molti, e anche Tier of Themis. A questa rosa di videogiochi si aggiunge e si sta per aggiungere effettivamente Honkai Star Rail, nuovo gioco sempre in richiamo a Honkai Impact e a Genshin Impact per molte dinamiche di gioco, che arriverà su dispositivi mobile, Android e Apple e PC direttamente il 26 aprile di questo anno, quindi del 2023. Sta arrivando! E proprio perché Honkai Star Rail sta arrivando, ho avuto la fortuna di provare l'ultima closed beta del gioco, prima appunto che vengano chiusi tutti i server in vista dell'imminente uscita del gioco, e grazie a questa fortuna abbiamo potuto vedere in live i primi 2-3 ore di gioco. Da un punto di vista di lore abbiamo visto il sistema di pull, il sistema dei personaggi, come vanno buildati, insomma ci siamo fatti una bella idea su quello che questo gioco andrà a rappresentare e andrà a coprire come nuovo gioco all'interno del panorama dell'Oyoverse. È un gioco che ha come meccanica particolare il combattimento a turni, ma questo lo vedrete in questo video, perché in questo video vi vado a riassumere tramite appunto tutta una serie di clip estratte dalle live che ho fatto sul sito Viola, dove vi invito a passare per non perdervi altre occasioni come questa. Appunto vi lascio tutti i momenti, diciamo, più clou di quello che abbiamo visto in queste prime ore di Honkai Star Rail. Io sto aspettando il gioco a gran gioia e quando arriverà sicuramente ci giocherò, ci pullerò sopra, usciranno video qui sul canale, usciranno probabilmente anche nei prossimi giorni, quindi non perdeteveli. E niente, io vi lascio al video, vi auguro buona visione. E voi che farete? Lo proverete Honkai Star Rail quando arriverà? Siete spaventati dalla meccanica di combattimento che è completamente diversa da quella di Genshin Impact? Fatemelo sapere nei commenti. Ad ogni modo, io vi invito a iscrivervi al canale, godetevi il video e ci vediamo in un prossimo. Bene, si va! Ok, starting come quello di Genshin. Qua abbiamo le vision di solito noi e ci siamo. Smash. Smash. Ma sta suonando? Sta suonando un violino. Io ho messo ovviamente voce giapponese, eh. Ok, e questo è parte del team fight. Questa è la schermata del team fight. Allora, usa l'attacco base su un nemico selezionato. Ok. E usiamo la questa è la elemental skill, la E. Quindi qui già è semplicemente come su coso. O bisogna per forza cliccare col mouse. Quindi AOE, ok. Oh, eccoci qua. Switch and control is provided during the tutorial. Quindi non si può usare il controller durante il tutorial. Eccoci qua, eccoci qua. Fammi vedere se funziona su Genshin. Sì, abbiamo un cellulare che ci dà le info, tipo impostazioni. E fammi andare a abbassare un po' il volume, ovviamente. Bello, ma si diventa sordi, se no... Ok, abbiamo le notifiche, questo mi aprirà una pagina internet, no, ok, abbiamo tutte le news, final cross beta test details che stiamo facendo noi, pre-registration is now open, ma sarete tutti pre-registrati, voglio sperare, ma c'è tutti i vari survive e dovrò compilare probabilmente col fatto della beta, cose e final cross beta, bla bla bla, ok. E poi abbiamo la posta con cose, soldi. Ok, andiamo avanti, procediamo. Non vedo l'ora che mi faccia aprire il menu personaggio. Ok, vedete come funziona il combattimento. La cosa, la differenza di Genshin è questa. E voi incontrate un nemico
e decidete appunto di combatterci. Come lo ingaggiate, parte una lotta in stile Pokémon. Allora, e quindi praticamente con i protagonisti lei no, lei ce la sta facendo trovare, il protagonista è ovviamente un altro personaggio. E adesso abbiamo la barsa applicata, Lux, 3 live di fila, tanti bacetti, che fa così. Burst, la clicchiamo e questa è la burst. Che bella! Con lei che fa boom! No, ragazzi, la sua burst che le fa. Ah no! Abbiamo un altro personaggio! Altro personaggio. Silver Wolf, lupo argentato. Voglio provare la bimba. Abbiamo l'ordine quassù sopra di me di come attaccheremo. Quindi ci sarà prima un attacco ovviamente di Kafka, poi in ordine scorre e arriva la bimba. Voglio utilizzare subito l'elementale. Ok, quindi DPS anche. Ah, l'ha indebolito. Tipo mezzo, non mezzo stun, però comunque gli ha indebolito la stat. Infatti mi ha tolto pochissimo. Abbiamo la burst di Bronia, che io ho chiamato Bronia. Che carina, vediamo. Vediamo. Bam! Vabbè, queste burst. Ma sono tutte bellissime le burst, ma come si fa? È una cosa pericolosa, mi sa. Noi lo tocchiamo così a mano nuda, lo portiamo a giro. Raga, questo è lo starter. Ah, qui scegliamo. Ecco, abbiamo il nostro starter. Abbiamo la lei e un lui. Questi siamo i noi di questo gioco, teoricamente. Infatti, cosa dice? Resettable Y, cromosoma Y, e resettable X, cromosoma X. Salve. Salve, questo occhio giallo da gatto, tanta roba, mi faccia vedere sua sorella o sua amica, caruccia anche lei, molto, molto carina, molto carina. Va bene, prenderò lei, ora prendiamo lui. Mr. Mesh è stato attivato, arriva! Ma me lo butterà addosso sta roba? Sì! Personaggio. Oh! Oh! Piano! Piano! Il bro Moro, piano! Aumenta! Mi devi voler bene così come sono. Oh, salve. Allora, comunque, diciamo, il nostro personaggio è questo nel mezzo. Io mi sento così. Fate. Oh, sblocchiamo il menu characters, che era quello che volevo dire all'inizio. Allora, andiamo esatto qua su a characters, che immagino potete aprire con la lettera C. Oh no, ora sono costretta forse a doverlo fare così. Ok, eccoci qua. Questo è come Genshin, ragazzi. Menu il personaggio, state information about characters can be viewed in the character screen. Guardate, statistiche. C'è la speed che noi non abbiamo, ma in questi giochi è molto importante, perché personaggi con speed maggiori hanno più turni, cioè riattaccano prima. Each character follows a path, the destruction. Click on the details to each path. Mr. Smash is a character that follows the path of destruction. Ok, e quindi succedono tutta una serie di robe. Qui ci sono tutti i vari dettagli. Each character has their own combat type. Lui è un physical attacker. Voglio provare la sua burst, ancora non l'ho vista. Vediamo la burst. Ah, coniglietti! Frizzato. Ok. Xenitix, grazie per il follow. E vediamo anche la burst su. Ma che belle le splash art. Sono le splash art di quando si pullano, mi sa. Ok, quindi seleziono un'abilità. Bah,
Che dire, ragazzi. Non c'è male, veramente. Lui ce l'ha ancora attiva la VARS? No, che l'ha finita. Solo in inglese per noi che non sappiamo le lingue asiatiche. Quindi, ok, team up, sì. Ce lo droppano. No, guardate la splash art di quest'uomo, che ha una lancia! La mia arma preferita! 4 stelle, Daneng, che è un cacciatore, The Hunt. Ci sono io in mezzo, mi sposto un attimo, scusate, che se no non vedete voi. Anzi, faccio così, ecco, guardate. No, guardate così. Vedete? The Hunt, cacciatore, simbolo, sembra tipo animo come simbologia, non so come a che cosa corrisponde. Cioè... Va bene, grazie. Quindi lui ce lo danno, quindi io adesso posso aprire il party da quassù e ovviamente aggiungere al party codesta sciccheria qua. Esatto, ecco qua, il simile di party di Genshin. Si può arrivare fino a 6 party in totale. Che bello, mi sta piacendo un botto, io felice. Space Anchor, vedete, questo penso sia un teleport. Vedete, sì, il restore HP, bla bla bla. È la classica, anzi, più che un teleport è una torre, visto che il restore ha l'HP. E perché appunto abbiamo queste cose qua. Burst! Pronti? Si va! Ma avete capito che questo è un 4 stelle? Cioè, queste sono le burst dei 4 stelle. Cioè, l'avete capito che queste animazioni fighissime sono... Io penso siano tutti 4 stelle loro, a parte noi. Ma io penso che siano... Sì, vedete, sono viola! Sono 4 stelle entrambi. Lui no, ma lui, perché lui è come Lumin, cioè un 4 stelle, cioè un 5 stelle finto. Cioè, questi sono 4 stelle, hanno queste burst allucinanti. Cioè, ma vi immaginate i 5 stelle che cavolo hanno? Bella. Imeko, ovviamente. È Imeko, giustamente, Imeko di Honkai. Che bella, queste rose, tipo dea greca. Che belli, che belli. Urlando. Cosplay. Tanta roba. Farei. Ce l'hanno data! Come trial! No, ragazzi, ma che cosa ve lo dico a fare? Mamma! E che c'ha? Che arma è? Una pala per la pizza gigante! E qui è il rullo per la pizza! È il rullo per la pizza! Non ci credo! Quello... Ma lei c'ha il rullo per la pizza! È una claymore, sì, come Diluc e come anche Imeko, giustamente. Un'altra ancora! Un'altra ancora! Che carini! Ma sono tutti carini! Ma come si fa? Bene, siamo pronti. Siamo tornati, Asta! Arp, to obtain... Oh! Le pull! Warp, to obtain characters and light cones! Abbiamo le pull! No, ma non voglio pullare subito, un attimo, questo è tipo il permanente. Imeko, Bronia... Ah, sì. No, ragazzi, io non voglio tirare una singola, scusatemi! Con la benedizione vediamo che cosa ci trova. Vediamo proprio me, allora è un ticket. Ok, è un ticket che fluttua nel niente. C'è il treno. Ma che carino, c'è l'omettino. Sta qui. Ok, viola, 4 stelle, epico. Ah, infatti, vedete, è scriptato, ci hanno regalato Asta, quella che abbiamo appena conosciuto. Comunque, luce viola, 4 stelle. Che bellina! No, ragazzi, ma... Cioè, che bellina che è! Mamma mia! Allora, fammi capire qua com'è la situazione. Allora, view of the tales del banner. Almeno capiamo. Molto bellina. Allora, 5 stelle character allo 0,6. È anche elevato, devo dire. Grandi numeri anche qua. Allora, per ora di 5 stelle si può trovare Imeko, Welt, Bronia, Gepard, Clara, Yan King e Bailu. Bailu è la bimba. Ricordo tutti a che cosa corrispondono. Quindi qualcuno là che è Gepard e lui. Questo è il permanente comunque. Non vedo Piti da qualche parte. Records, forse questo è il Piti. Sì, non so ogni quanto c'è, fammi vedere. Every 10 guarantees 4 star. Every 90 wraps guarantees a 5 star. Ok, c'è il PT come su Genshin, ragazzi. C'è il PT come su Genshin. Ogni 90 pull, se non trovate niente, trovate un 5 stelle. Il problema è che dice, vi garantisce un 5 stelle personaggio light con arma. Le light con sono quelle specie di tessere che abbiamo visto che corrispondono alle armi. Per intendersi,
Ok, 5 stelle 0,6, 5 stelle, la Litecoin, mentre il personaggio 0,3. Ora mi torna. Ora mi torna. 4 stelle, ce n'è uno ogni 10 garantito. Special details. Whenever you obtain a 5 star Litecoin during the VARP, gain Undying for Starlight 40. Ok, quindi come quando si trova le robe ci danno la valuta di Star Glitter. Funziona identico a Genshin. PT90. C'è appunto, se trovate il 5 stelle PT si resetta. Però appunto, se trovate dopo 8 costellazioni vi dà gli Star Glitter. Vabbè, uguale. Exchange. Ok, questo è l'exchange. Quindi ci sono vari tipi di shop con tutte valute differenti, non capendoci. Queste sono le pool. Queste sono le pool. E con 20 di questi si fa una pool. Va bene. Queste sono. Ah, un Litecoin. Queste sono le armi, diciamo. Mentre questi sono i personaggi proprio. Copie di personaggi. Pela. Patate. Ok. Poi abbiamo. Questo è un banner solo di armi. Come potete vedere, ci sono. Questi Litecoin sono le corrispettive delle armi. Quando io vi dico armi, parlo dei Litecoin. Quindi, ok. Poi abbiamo il banner evento che dura 11 giorni, che è come quello di Genshin. Personaggio 5 stelle, che è questa Sili, e questi 4 stelle accanto a me. Fatemela vedere. Questa è Sili, che è la Sili che conosciamo su Honkai, solo che su Honkai c'ha il caschettino. E eccola qua, che lei ha questo simbolo qua che non ho ancora capito cos'è, tipo vuoto, non lo so bene. Ed è un'altra cacciatrice. Poi di 4 stelle abbiamo Natasha, che è lei, che è una physical abundance, quindi lei è una healer, lei è un healer proprio HP eccetera. Poi abbiamo Pela Patate, che Nihilti, quindi lei è una debuffer crio, debuffer. E quest'ultima che è bellissima, chi sei tu? Una bimba? Oh mio Dio. Banner beginner. Vedete, questo c'è un banner a parte, starter wrap c'è scritto qua, dove non riuscite a leggere, che qua praticamente dopo 50 pull ottenete il 5 stelle fra tutti questi, che sono i personaggi disponibili. Yangshin, che è Kasua, poi abbiamo Gepard, abbiamo Bronya, abbiamo Welt, che è il tipo nel mezzo, abbiamo Imeko, abbiamo Clary, abbiamo Bailu, che è la bimba bellissima, la bimba bellissima Bailu, lei è meravigliosa proprio, lei è proprio bellina. E hanno questa valuta qua, che è un ticket diverso, Star Rail Pass, che se non sbaglio è lo stesso del banner permanente, mentre nel banner evento c'è quelli dorati. Uguale a Genshin con i Fate. Stesso discorso, banner evento personaggio e banner evento arma hanno una valuta, banner permanente e banner starter hanno una valuta, tutto uguale. Ed è uguale a Genshin, nel senso che con 8 ticket fate una multi. Uguale a Genshin. In questi giochi ti regalano delle pull iniziali adesso. Esatto, abbiamo due multi e un 4 stelle. Due multi, abbiamo due multi e un 4 stelle. Che bella, Serval. Sono tutti belli, io ragazzi non so che dire. Io non so che dire. Vediamo cosa esce. Prima multi. Vabbè, quello è un achievement, non guardiamo. Allora, ticket magico. Si va col treno. Boom. 4 stelle. Massimo trovate un 4 stelle perché abbiamo la luce. Ok, allora vedete, questi qua sono tipo appunto armi a 3 stelle. Però sono belli. Questa è un'arma a 3 stelle, vedete, c'è sottolineato, vedete, io ci sono sopra, ma c'è il simbolo della spiga di grano, che è la categoria dei support. Quindi noi sappiamo già, almeno per chi non sa come si gioca a questi giochi, già vedere questo vi permette di capire a chi potrebbe andare. È molto bello questo. Ok, chores. Che carini che sono. Arrows, Machine Cox, Shared Home, Amber, Alhambra, Amber. Defense, Machine Cox di nuovo. È il personaggio o è quello per il personaggio? Cioè è tipo l'artefatto da dare al tipo? O ho trovato lui? No, c'è scritto new. Quindi è l'artefatto, cioè è l'arma perfetta per il tipo, tipo? Una roba del genere. Credo.
Quindi non c'è un personaggio in questa multi, ma ho trovato l'arma perfetta per il tipo. Seconda multina, no, non escono i 5 stelle, però appiti 50 esce, dai, due multi abbiamo già fatto, ci mancheranno 30 pull. Vediamo. 4 stelle. Vediamo che cos'è. L'animazione è carinissima, allora. Lighting Arrow. Collapse in Sky, Lambra, vedete sono le armi che si ripetono, sicuro, cornucopia, Void, ancora Void, Databank, oh, quella che abbiamo visto sul sito, la volpina, Tingyun, che lei è una buffer, è un Harmony, bella, che bella, abbiamo trovato la volpina, bellissima. Vediamo. No, ragazzi. Kafka! Oh! E quello chi è? No, non è ora, raga. Però abbiamo la sua burst che possiamo tirare su di lei adesso. Statistica aumentata anche del damage. Andiamo. Vediamo. Animazione diversa perché c'è il 5 stelle, ci sarà la porta dorata. Perché il resto è tutto uguale. Però adesso c'è la porta dorata. Yes! Porta dorata! Ci siamo! Allora, dovrebbe essere l'ultima singola perché è la garantita. Vediamo. Oh! Ci hanno regalato Arlan! Che carino con il cane! Non gli mancava! Che carino con il cane! Fammi fare la fotina, ricordo, anche ad Arlan. Che bellino! Ok. Non è l'ultima. Dovrebbe essere la prossima, se ho contato bene. No, quella dopo. Sto gnocco! Salve. Salve.